Io sono siciliano, lo sapete, l'ho dichiarato, io sono talmente siciliano, ma proprio siciliano, pensate che il parente più a nord che ho è di Messina e già lo chiamiamo lo svizzero. Quindi vi ho detto tutto come siamo messi. Ma io veramente volevo parlare della mia terra, ma in modo diverso, volevo sfatare un po' questi luoghi comuni, ad esempio, no? Che noi non andiamo d'accordo con quelli del nord, mica vero. Sapete come si chiama il presidente della regione Sicilia? Lombardo. Si chiama Lombardo, quindi insomma, ci andiamo noi d'accordo. Perché siamo, devo dire, una terra strana. Noi siamo una terra strana. Perché c'è una terra che uno dice, pensa, la Sicilia, caldo, afoso, un caldo. Dove vai in Sicilia? Minchia un cauro. Ma è in Sicilia, caldo. Invece poi noi abbiamo le montagne. E che montagne! Noi abbiamo l'Etna, 3550 metri. Cioè, i siciliani che vivono a 3550 metri, come pensate che siano? Cioè, voi, cioè, fanno, sono come i tirolesi. E certo, quelli vivono in montagna, quelli fanno quelli sono proprio, fanno i balletti che sono così, capito? L'Etna che è stato anche il nostro cruccio, perché noi siciliani quando andavamo a scuola, quando c'era la gita scolastica, dove li portiamo sti ragazzi? Gita sull'Etna. Ora, fare la gita sull'Etna, voi vi ricordate quando si andava a scuola? Noi alle 4:30 c'era la sveglia, le mamme sicule che ci preparavano panini imbottiti, tipo 24-25 panini, partenza la mattina, ritorno la sera, attenzione, mi raccomando, quando arrivi scrivimi, perché erano scrivimi. E invece noi, quella gita era meravigliosa. Che cosa si faceva alle gite? Si pomiciava di brutto, era bella la pomiciata della gita, ma si pomiciava e basta, perché noi facevamo solo quello. Si pomiciava, si arrivava a casa quando si tornava delle lingue arrossate, perché poi si pomiciava, ma nel frattempo si vomitava, perché sull'Etna quando si sale e che tu baciavi, vomitavi. Che schifo, incredibile, perché era così, perché arrivare all'Etna, sull'Etna col pullman, ragazzi, è una cosa, non, 3500 metri, poi noi abituati andavamo con l'infradito, arrivavamo sull'Etna d'estate, c'erano meno 10, con le dita diventavano delle mandorle, proprio così, poi basta, spatiamo alcune cose dei siciliani. I siciliani sono omertosi, ma quando mai, ma chi l'ha detta questa cosa? Ma quando mai omertosi? Chiedimi ad esempio, perché noi non siamo omertosi? Chiedimi. Perché siete omertosi? Non te lo posso dire. E ci abbiamo anche una lingua particolare, che il siciliano è veramente una lingua, potrei definirla onomatopeica? Sì. Anche. Vi faccio un esempio, per dire schiaffo, in siciliano sapete come si dice? Questa è meravigliosa. Si dice tumpulata. Tumpulata, scindiamo la parola. La prima parte è tumpu. Quindi tump, proprio il tump, dove lo dà il tump? Signore, nella lata, al lato della faccia. Quindi viene, tu metta di lato così, lei sonorizzi, tumpu, tump, non mi permetterei mai, magari lei è il prefetto di non so che cosa è lei, cosa fa? Dentista. Lei è un dentista, mi controlli un attimo sto ponte qua? Perché ad esempio noi siciliani per dire, quando noi vogliamo dire no, la nostra è una lingua che mette al bando la fatica. Sì, perché in italiano per dire no devi muovere la testa a destra e a sinistra, uno, due, e dici no. Ed emetti i suoni. In siciliano no. Basta un impercettibile movimento del capo dal basso verso l'alto ed emettere un rumore che si ottiene poggiando la lingua sui denti davanti. Fatica zero, però tutta la fatica che risparmiamo per dire no, nel dire sì, ci giochiamo tutto. Fammi un esempio, fammi una domanda per cui io ti debba dire sì. Mi accompagni per favore domani in aeroporto? Minchia, che stai scherzando, non ci sono problemi, d'accordo io, ma ricordo l'aeroporto, dove devi andare a Milano, perché picchia l'aereo, ti metti io con la macchina e ti porto a Milano, anzi ti aspetta, e quando arrivi a Roma di nuovo, ti invito a pranzo, a te e a tutti i tuoi parenti, che ti serve, vuoi un rene, me lo levo con le mani nude e te lo do. Siamo strani. L'articolo il, diciamo,
o cane, o gatto, o quattro, o tre, o due, gli U2. Ad esempio, Bono era di origini siciliane, il nonno Carmelo Bono fece il gruppo. Come ci abbiamo anche quell'altra particolarità del passato, perché noi parliamo sempre al passato. Se tu fai una cosa adesso, mi mangio la pasta, no? Che te mangiaste la pasta? Che te mangiaste? Tu la stai mangiando? Che te mangiaste? Noi abbiamo un bel rapporto col passato remoto, anche i cognomi, Calò, Calì, Isgro, Didi, Vavà, Pelé, tutti nomi al passato. Il latino lo conosci, fui, fuiste, fuit, iste per futteri e foste fottuto. Questo è un nostro detto. E poi l'ultima cosa, adesso non ne parlo più della mia terra, che amo, l'ultima cosa è sta storia che noi, purtroppo alcune cose che sono al femminile le diciamo al maschile e alcune cose maschili le diciamo al femminile. Tipo cucchiaio, si dice in italiano il cucchiaio, noi in Sicilia diciamo a cucchiara. È così. Come diceva la signora? Minchia? In effetti, ma l'organo riproduttivo sessuale maschile da noi in Sicilia si dice proprio al femminile, mentre l'organo riproduttivo femminile si dice al maschile, ma non sto qui a dirvelo perché ci sono 650 modi per chiamarlo al maschile, non ve lo dico. Però per noi, ad esempio, la parola minchia non è una parolaccia, per noi siciliani è un intercalare, praticamente una virgola, ve lo dimostro. Guardate, è proprio una virgola, è come noi lo mettiamo come fosse una virgola, guardate. La nebbia agli ertecolli, piovigginando sale, minchia. E sotto il maresciale urla e biancheggia il mare, punto e minchia.